Studiare, lavorare al computer da casa è una cosa che sembra normale. Talvolta però la postura che si tiene ha una grandissima importanza per la nostra salute. Questa è una posizione abbastanza normale per uno studente. Il computer lontano, il portatile che è la cosa più facile da avere in casa, il libro davanti e guardate come è messa la schiena. Bene, lavorare in questo modo per tanto tempo e soprattutto nei mesi o negli anni può causare dei seri problemi o perlomeno dei fastidi sicuramente al collo, alle spalle e alla schiena. Come correggere questa posizione? Il modo migliore è proprio quello di fare in modo di rispettare la corretta e fisiologica curvatura della schiena, dove nella parte lombare e nella parte cervicale ha una cosiddetta lordosi, va in dentro. Per fare questo, la cosa importante sarebbe quella di avere una sedia ergonomica, ma se non è possibile avere una sedia ergonomica, allora quello che si può fare è semplicemente mettere un cuscino dietro la schiena, lavorare stando dritti e tenendo la parte lombare sicuramente appoggiata. Altra cosa importante è non tenere i libri, i quaderni davanti, l'ideale sarebbe avere una sedia con le ruote così ci si sposta. Avere il computer più vicino e fare in modo di appoggiare il braccio alla scrivania quando si lavora.